Un gradito ritorno dall'anno dopo la pausa Covid del 2019. Eccola la Fiera dell'Agricoltura alla 42esima edizione, una grande festa sia per il comune che per lo storico Istituto Tecnico Agrario. Il sindaco Oscar Pezzi. Torniamo dopo 2 anni, come diceva lei, siamo entusiasti in quanto dopo la pausa forzata dei 2 anni stiamo dando tutte le forze possibili per far rivivere questo paese con questa fiera, ma dando anche lustro al nostro Istituto Tecnico Agrario, che è un momento di programmazione, un momento di pubblicità, perché no, dello stesso Istituto Tecnico Agrario, che sperando che portiamo studenti, speriamo che molti ragazzi si innamorino di questo istituto, dei nostri laboratori che sono importantissimi e che si mettono sul mondo dell'agricoltura, che è un mondo importante. L'assessore Gaetano Cuzzi sottolinea come l'istituto omnicomprensivo di Alanno sia un fiore all'occhiello per la città. Tutto quello che passa quotidianamente sulla nostra tavola ha a che fare con tutto quello che si studia in questo istituto. Da qui l'importanza della formazione agroalimentare nel nostro paese e nella nostra regione. Entusiasta Maria Teresa Marsili, dirigente scolastica Istituto Tecnico Agrario Alanno. Questa mattina noi avremo aperti tutti i laboratori della scuola, compresi anche quelli più innovativi che abbiamo avuto modo di rinnovare grazie ai fondi MIUR europei, quindi PON e PNRR, per dare la possibilità anche ai ragazzi di scuola secondaria di primo grado di poterli visitare, in modo da avviare anche l'attività dell'orientamento. E a breve ci sarà anche l'inaugurazione del parco macchine, perché questi fondi ci hanno permesso anche di innovare il parco macchine proprio dell'azienda, con delle strutture innovative che guardano proprio all'agricoltura 4.0. Al taglio del nastro hanno preso parte anche esponenti delle istituzioni e politici, il presidente della Fiera dell'Agricoltura, Matteo Monaco. Si parla anche di storia dell'agricoltura in questa fiera. Sicuramente, in 42 edizioni le innovazioni tecnologiche in ambito agricolo hanno sempre segnato questa fiera e anche quest'anno ci saranno bellissime novità che il comparto agricolo riuscirà ad apprezzare.